Domenica 13 marzo a Pescara. Interessanti le immagini che si vedono sul mare. Del vento. Sorgere sole, guardate qui, cambia colore, c'è un momento di calma completa, quando diventa bianco il mare vuol dire che non c'è vento. Vediamo se questo corrisponde, ecco le ombre che si allungano verso l'est e l'ombra della terra che sale. Quando si schiarisce il mare dovrebbero fermarsi le piante. Però forse è una cosa che è solo a livello del mare, perché già alcuni metri non si vede. La palma sta ferma quando c'è il bianco. Sono sorto qui, l'antisole dovrebbe tramontare quasi qui. Dove punta l'ombra del palazzo, ma vedete che non va in quella direzione, ma un po' più storto. Il giorno dell'equinozio invece avremo l'ombra del palazzo, che andrà a finire, vedete qui si ritira dal punto dove questo è il punto del sorgere, l'ombra si ritira e va nella direzione del sole, lungo quasi una linea retta, sto vedendo questo ristorante con pergolato, poi l'ombra della casa, probabilmente quella da cui si sta proiettando, sale sul pergolato, si allunga sul mare e va a finire un po' più in là. Perché l'antisole tramonta, non tramonta ancora esattamente opposto al sole. Il giorno 21 di marzo invece questo avverrà. Il mare si ritira. L'ombra di questo palazzo si allunga, poi si confonde un po' con le cose, quella lì va a finire in questa direzione. Saranno coincidenti le direzioni della levata, sorgere, tramonto del sole e movimento delle ombre all'equinozio, che le ombre vanno su una linea retta.